Siamo con l'assessore al turismo della Regione Liguria, Gianni Berino. Saluto. Buongiorno. Sono praticamente 6 anni che si svolge appunto a Sesto Levante questo evento, Discover Italy. Ogni anno cresce sempre di più e abbiamo visto che quest'anno addirittura ha raddoppiato. Quale aiuto può dare per il turismo in Liguria questo evento? Beh, innanzitutto è una dimostrazione di attenzione del territorio e dei consorzi per il turismo ligure, ma anche un'attenzione profonda di tutti i buyer e i seller e delle altre regioni che sono venute qua a Sestri Levante e quindi in Liguria verso la nostra regione. Insomma, non è da tutti fare una fiera, perché una fiera come questa con questi numeri, questo ci fa particolarmente piacere, perché ci fa rendere conto di quanto sia importante la Liguria nel panorama turistico italiano e non solo. Tra l'altro, vuol dire, tutte queste persone numericamente numerose quest'anno vedono coi propri occhi la bellezza della nostra terra, sentono i profumi, apprezzano i gusti della nostra bella Liguria, quindi una promozione ulteriore rispetto a quella che poi uscirà sui giornali e agli affari che verranno chiusi in questi 2 giorni di fiera. Ecco, 2 anni di pandemia, una guerra che incombe ai confini dell'Europa. C'è un po' di apprensione da parte degli operatori turistici per quanto riguarda le presenze quest'anno. Voi come la vedete dal vostro punto di vista? Beh, al di là della condanna morale, dello stato d'animo di fronte a una guerra che nessuno si aspettava, è chiaro che anche turisticamente è preoccupante, nel senso che verranno completamente a mancare in Liguria e in alcuni territori i russi, che prediligono molto la nostra terra, ma abbiamo anche segni di rallentamento sulle prenotazioni da parte degli statunitensi, che invece ci aspettavamo come ritorno quest'anno. Quindi è chiaro che a fronte di queste mancanze ci auguriamo tutti che il turismo di prossimità italiano e quello delle nazioni vicine, che sempre ci hanno premiato, come Francia, Svizzera, Germania, ma nel 2021 anche l'Olanda e la Danimarca, possano farci raggiungere quei numeri a cui tendiamo per dichiarare finalmente risorto il settore turistico della nostra terra. Un'ultima cosa, autostrade, è un po' il punto dolente della regione. Anche adesso abbiamo visto questa mattina lunghe code. Per l'estate c'è la possibilità di evitare i cantieri? Si potrà dare la possibilità ai turisti di venire senza dover fare le code? Beh, questo weekend che viene, del 10 di aprile, dovrebbe essere il primo con un numero esiguo di cantieri previsti sulla nostra rete autostradale. Chiaro che poi, come questa mattina, se si ribalta un tir, si blocca l'autostrada, questo indipendente dal numero dei cantieri presenti. Noi ci auguriamo, e nella trattativa che ha fatto il presidente Todi e l'assessore Gian Pedrona alle infrastrutture con autostrade, che come concordato l'estate sia priva di cantieri o quantomeno di tutti quelli possibili sulla rete autostradale, in modo da non disturbare o perturbare il traffico dei turisti verso la nostra regione. Benissimo, ringraziamo l'assessore, auguriamo buon lavoro. Grazie mille.